Libri.tv, siamo in compagnia di Vannarella per i sentieri dell'olio, un'iniziativa non solo lodevole ma molto bella perché fa conoscere Cleto, il borgo di Cleto. Vorremmo sapere come nasce questa iniziativa, anche se poi bene o male nella passeggiata alla quale abbiamo partecipato ce l'avete un po' raccontata, però per i nostri amici web ascoltatori, come nascono i sentieri dell'olio? Allora, l'intento di creare i sentieri dell'olio nasce da un'esigenza, quella di valorizzare il territorio non solo ed esclusivamente dalla parte culturale, ma un mix che unisca appunto gastronomia, territorio, prodotti d'eccellenza, in questo caso agricoltura, con l'ulivo, appunto la cultivar Carolea. Da questa esigenza, perché comunque il territorio è un territorio ricco, ha tanto da poter offrire anche in maniera destagionalizzata, non solo esclusivamente nel periodo estivo con attività o eventi culturali, ma anche nel periodo autunnale, invernale, perché è un territorio molto molto ricco sia a livello culturale, agricolo, e quindi creando un turismo esperienziale in cui si ci mette a contatto l'ospite oppure il visitatore di turno con quello che si ha, senza dover usufruire di grandi finanziamenti o costruire grandi cose, ma proprio con quello che uno guardandosi intorno vede le ricchezze e prende coscienza di quello che si ha, si possono creare una serie di attività oppure di servizi in cui in un unico connubio promozione territorio si creano delle giornate come questa di oggi, appunto i sentieri dell'olio. Questa giornata è partita dalla mattina, quindi abbiamo fatto un percorso nel borgo di Cleto, poi dopo abbiamo passeggiato in mezzo agli ulivi. Non sarà la prima, perché questa mi pare che è la prima edizione e ne vorrete fare altre. Ci vuoi raccontare come si svolgerà questa giornata, anche per avere un'idea di come saranno le prossime? Sì, l'intento era quello di proporre tre esperienze suddivise nell'arco della giornata. La prima prevedeva per i mattinieri, diciamo, e anche quelli un pochino più che fanno attività fisica, un percorso di oltre la visita del borgo, appunto di fare una camminata di 5 km dall'antico borgo fino all'azienda Spina. Abbiamo individuato questo sentiero tra gli ulivi, in parte tra la strada, il percorso diciamo stradale, un'altra appunto tra i sentieri dell'uliveto stesso, appunto perché volevamo creare questa possibilità di vivere il luogo e fare questa attività esperienziale legata appunto alla camminata, un trekking rurale. La seconda esperienza prevedeva appunto la dimostrazione a stretto contatto della raccolta dell'ulivo, quindi capire come era, perché si raccoglie in una certa maniera, che tecniche utilizzare, vedere anche la difficoltà che hanno le aziende e cosa c'è dietro la lavorazione prima di portare il prodotto sulla tavola, la spiegazione del frantoio, come si utilizza, e arricchirla con la gastronomia, perché è un punto essenziale appunto per cercare di far capire con questi prodotti, se sono prodotti di qualità, che tipologia di gastronomia si può proporre. Terza e ultima esperienza è legata alla cultura, quindi unire il luogo, il paesaggio con il progetto di spazi sonori, quindi individuare uno spazio all'interno degli ulivi e legarlo a un concerto musicale. Infatti ospite di questa prima esperienza dei sentieri dell'olio nel progetto spazi sonori con Daniele Fabio, che è un bravissimo chitarrista e cantautore calabrese.